I consiglieri regionali di Forza Italia, Mauro Febbo, Lorenzo Sospiri, Paolo Gatti ed Emilio Iampieri, hanno tenuto una conferenza stampa per esprimere la loro contrarietà rispetto alla convocazione dell'Assemblea dei Sindaci, fissata al 31 maggio prossimo, finalizzata alla costituzione dell'autorità regionale per la gestione integrata dei rifiuti. Al loro fianco una folta rappresentanza di primi cittadini dei comuni abruzzesi che hanno sottoscritto una nota con la quale chiedono il rinvio della seduta. Il 10 giugno si vota in diversi comuni della regione Abruzzo e credo che i rapporti di forza che ci sono oggi verranno sicuramente cambiati, ci sarà sicuramente una maggioranza diversa e non si può fare un'elezione di un CDA che rappresenta il ciclo integrato dei rifiuti, cioè quello che incide sulla tasca dei cittadini con la famosa tassa sui rifiuti, che incide sulla salute dei cittadini, che incide sull'intero ciclo dei rifiuti, farlo 10 giorni prima di una competizione elettorale. Poi ci sono anche altre problematicità, tipo non si capisce come viene eletto, come ci sia la rappresentanza di genere all'interno del CDA, come vengono votati i rappresentanti dei comuni fino a 5.000 abitanti. Quindi credo che ci sono dettagli tecnici che possono essere risolti. Lo scorso anno fu fatto lo stesso ragionamento. Ci fu una proroga inspiegabile di un anno, non è stato risolto nulla in questo anno, improvvisamente arriva una convocazione dei sindaci per il 31, ma dopo 10 giorni si cambiano 45 sindaci in Regione Abruzzo, ci sarà sicuramente un ribaltamento elettorale che non fa piacere al Presidente della Regione Abruzzo. E questo non è un problema di poco conto, è un problema che i cittadini e quindi i sindaci che rappresentano i cittadini sentono. Oggi quel documento è stato già firmato da 67 sindaci, ma altre adesioni stanno arrivando, perché qui non è una questione di appartenenza politica, ma è veramente un problema di mettere le mani in tasca ai cittadini su un servizio che incide sulla salute e su tante altre problematicità che tutti quanti conoscono.